A conclusione dell'evento, la prima festa del pane ha avuto luogo a Costiera il mese scorso, una serata d'incontro, una serata conviviale qui al ristorante La Vela di Mazara del Vallo. Accanto a me il consigliere Foggia, organizzatore dell'evento stesso e anche organizzatore di questa serata. Come nasce l'idea di questa serata e come definirla? Ci sembrava opportuno gratificare chi ci ha collaborato per tutto l'evento. Questa sera abbiamo invitato, oltre ai collaboratori, anche tutte le sponsorizzazioni, quindi l'attività commerciale mazarese. Di solito sono sempre loro comunque a investire su manifestazioni importanti. Ci sembrava opportuno gratificarli anche con una semplice cena. Magari tanti non lo fanno, ma noi pensiamo anche a curare questi minimi particolari, anche perché la manifestazione ha avuto un grande riscontro, ha avuto un grande successo. Abbiamo catalizzato tanta attenzione non solo in provincia ma anche oltre la provincia. Questo significa che abbiamo fatto un lavoro abbastanza serio. Naturalmente ci riproporremo di rifarla nell'interesse sempre di promuovere il territorio di Mazara del Vallo. È stato un evento azzeccatissimo, tutti comunque l'hanno promosso. Dico semplicemente che ha avuto veramente un grande plebiscito, grandi consensi, e perché no? Il prossimo anno ci dobbiamo riprovare nell'interesse di migliorarlo. Le aziende sono rimaste contente e sono convinto che parteciperanno, anche perché sappiamo pure che i bilanci comunali non possono permettere di realizzare questa tale manifestazione, e ci sembra opportuno comunque gratificarle, ringraziarle, e tutto ciò nell'interesse di dare un lustro alla nostra città, perché la nostra città merita tanto, attraverso proprio la festa del pane, che è quella festa che ha contraddistinto l'estate mazzarese. Una serata, quella di oggi, per trarre le conclusioni di quella che è stata la prima festa del pane. Quale conclusione trae la Pro Locora, che ha appunto collaborato con l'organizzazione dell'evento? Molto positiva. La prima festa del pane è stata un grande successo, come l'ha definita Francesco Foggia, un piccolo grande miracolo a Borgata Costiera. Effettivamente tantissima gente, tanta affluenza, tante persone di fuori, una bellissima iniziativa, e comunque abbiamo scoperto uno della Pro Loco di Mazara, una importante realtà, quella di Borgata Costiera, della presenza di questa potenzialità a circa 10 km dallo stesso centro storico, ma dalla presenza delle donne di Borgata Costiera, degli abitanti di Borgata Costiera, che hanno dato il massimo affinché questa prima festa del pane diventasse un piccolo grande miracolo, con l'auspicio che l'anno prossimo Francesco Foggia ci dia ancora la possibilità di realizzare la seconda festa del pane, ma sempre a Borgata Costiera. Io il progetto ce l'ho pronto, ho già delle idee da mettere in campo, il gruppo si è formato, la sinergia c'è. Speriamo che la città, soprattutto la città di Mazara del Vallo, le attività private, le cantine, i pastifici, i panifici partecipino molto di più rispetto a quest'anno, perché magari è stata la prima festa del pane, ma siccome è andata bene e si sono resi conto che effettivamente è stata una bella iniziativa, sicuramente sono sicura al 100% che l'anno prossimo avremo più sponsor con noi, più attività private e soprattutto più panificatori. Una serata, quella di stasera, per ringraziare gli sponsor che hanno collaborato e hanno partecipato appunto alla creazione della manifestazione avvenuta a Costiera il mese scorso. Importanti anche questi incontri conviviali. Sì, anche questa è una bellissima serata che va a concludere la bellissima manifestazione che c'è stata a Costiera. E corre l'obbligo di ringraziare tutte le attività economiche della nostra città che hanno contribuito alla realizzazione di questa bellissima manifestazione, con la promessa che dal prossimo anno la cosa si può fare migliore. Quindi ripartiamo da questa sera già una programmazione che va già per il prossimo anno. Quindi l'anno prossimo come sarà? Questo incontro aiuterà anche questo? Senz'altro, sono pienamente concorde a quello che ha detto appena adesso il Presidente del Consiglio, Vito Cangitano. Questa manifestazione che c'è stata questi tre giorni a Costiera sono stati davvero molto belle, perché ho visto la gente, grande soddisfazione, e anche noi come amministrazione comunale siamo pienamente sempre in accordo a collaborare per ciò che si fa per la nostra città. A maggior ragione questa è la risposta bellissima di questa bellissima serata che c'è, proprio con tanta sinergia come hanno lavorato bene, e quindi questi incontri sono sempre di grande aiuto a quello che si può fare sempre di più, e spero appunto, come diceva il Vito Cangitano, che bisogna ancora continuare a fare sempre del meglio per la nostra città. Questa sera è presente anche Franco Spetale, il segretario comunale del PSI di Mazara del Vallo. Cosa ne pensa dell'evento avuto luogo a Costiera?
Noi siamo qui questa sera a festeggiare la buona riuscita della manifestazione effettuata nella borgata costiera grazie all'impegno fattivo del consigliere Francesco Foggia. La manifestazione è stata importantissima, abbiamo degustato diversi prodotti praticamente del luogo, cucinati in maniera tradizionale. Le manifestazioni che si escono debbono essere ripetute ogni anno. Con la sua immancabile Nikon, accanto a me il responsabile di immagine digitale di Mazara del Vallo, questa è la serata che conclude quindi la manifestazione di Borgata Costiera. Qual è l'importanza di partecipare a manifestazioni del genere come privato? Sì, intanto è stata una bellissima manifestazione organizzata, gli ho curato la parte video, la parte di costiera, di tutto il video che l'hanno mostrato durante le serate, e poi alla fine è stata una bellissima cosa perché si incrementa l'economia e si riesce in qualche modo a spostare della gente e a farla girare anche per le piccole borgate. Costiera è stata protagonista. Accanto a me il responsabile di Samot Ragusa, un'altra ditta che ha partecipato alla manifestazione Borgata Costiera, che ha aiutato quindi l'organizzazione della manifestazione avvenuta quindi a Borgata Costiera. Cosa ne pensa di questa partecipazione? Qual è l'importanza di un privato di partecipare e aiutare gli eventi di questo genere? Noi siamo una onlus che pratichiamo l'assistenza domiciliare palliativa. Abbiamo voluto partecipare alla realizzazione di questa manifestazione perché ci ha intrigato il tema che ci riporta un po' a quella civiltà contadina. Che privilegiava i rapporti, privilegiava i valori umani e soprattutto privilegiava la mutua assistenza, perché i gruppi ecco, che nascevano in quel contesto si aiutavano a vicenda e quindi era un mutuo soccorso. Noi cerchiamo di aiutare la gente che soffre e quindi ci è sembrato un buon motivo, ecco, per partecipare e promuovere anche questa manifestazione che porta ancora oggi questi valori che in molte parti sono misconosciuti perché la tecnologia, l'elettronica ha mortificato sicuramente i rapporti sociali dal vivo e tutto sembra essere messo in un cantuccio in questa realtà virtuale. Noi invece siamo ancora a contatto con le persone, noi siamo a contatto con la gente, noi siamo a contatto con i pazienti che a noi ancora ci piace chiamarli pazienti, non clienti o altro come si suole dire, e quindi questo ci ha riportato un po' alle origini e allo spirito della nostra onlus, la Samot Ragusa appunto, e quindi siamo stati ben volentieri di supportare questa manifestazione. Accanto a me il responsabile della Leaderbet di Mazara del Vallo, qual è l'importanza di partecipare a manifestazioni come quella avvenuta a Borgata Costiera? Io ho visto una bella manifestazione, faccio complimenti agli organizzatori in quanto hanno saputo organizzare una bella cosa, e poi volevo consigliare anche un po' ai paesi limitrofi di prendere esempio da quello che è successo a Borgata Costiera, una bella manifestazione fatta da due ragazzi che sono riusciti a fare ottime cose con pochi fondi. Accanto a me Angelo Tumbiolo, che ha collaborato con Ciccio Foggia nell'organizzazione della manifestazione di Borgata Costiera. Ricordiamo la prima festa del pane che ha avuto luogo appunto il mese scorso. Allora, facciamo il sunto di questa manifestazione. Questa è la serata appunto per coadiuvare tutte le persone che hanno collaborato. Sì, intanto buonasera a tutti. Per me è un piacere essere al fianco di Ciccio Foggia, che reputo, oltre che un consigliere molto valido, una persona speciale, una persona che si sempre al servizio della comunità, al servizio della città. E quest'anno la manifestazione a Costiera si è ingrandita, è stata patrocinata dalla Regione, si è sviluppata in tre serate, tre bellissime serate, con un grande successo di pubblico, tra l'altro un impegno non indifferente da parte del nostro consigliere Foggia, che ringrazio
ringrazio ancora perché è sempre a servizio, ripeto, della nostra città e interpreta il ruolo di consigliere in maniera efficiente. Questa sera è una serata dedicata al ringraziamento degli sponsor, io in maniera molto marginale per un rapporto di amicizia che mi lega al consigliere, minima parte ho contribuito a mettermi a disposizione sia da parte sua che dell'evento stesso, è stato un piacere. Ad ospitare questa manifestazione stasera, questo incontro di stasera, il ristorante La Vela di Mazara del Vallo, accanto a me il responsabile Salvatore Passalacqua, una serata conviviale che aiuta gli incontri, aiuta anche all'organizzazione magari anche dell'anno prossimo. Assolutamente sì, noi siamo contenti ed onorati per aver dato questo contributo a questa manifestazione e siamo disponibili per ogni altra evenienza perché veramente ci crediamo e vogliamo che il nostro territorio possa crescere a livello turistico perché ne abbiamo veramente tanto bisogno. Noi della ristorazione ma tutta la città di Mazara e tutta la gente di Mazara. Accanto a me il responsabile della ditta Fantasia di Mazara del Vallo, anche lei ha partecipato all'evento di Borgata Costiera. Cosa l'ha spinta a partecipare, ad aiutare l'organizzazione dell'evento? Che dire, mi piace partecipare e dare una spinta diciamo, al commercio e invogliare comunque a realizzare sempre delle cose nuove, far muovere diciamo, tutto il popolo. Accanto a me il responsabile di Cromat, quella di Borgata Costiera è stato un evento riuscitissimo, importante il sostegno che c'è stato da parte delle ditte private come la sua. Sì, è stata una splendida manifestazione, ho abbracciato il progetto Signor Foggia e ho partecipato anche l'altro anno scorso dove lui si è proposto a fare questa cosa, quest'anno è stata ancora meglio, spero che il prossimo anno si possa riproporre un evento così bello. Noi saremo sicuramente presenti insieme al progetto che verrà proposto. Accanto a me signor Agnello della ditta Punto Fiori di Mazara del Vallo, anche lei ha collaborato all'evento di Borgata Costiera, cosa l'ha spinta ad aiutare l'organizzazione dell'evento? Sinceramente innanzitutto ringrazio Ciccio Foggia per questa serata, l'evento che lui ha fatto a Costiera come l'altro anno, diciamo lo scorso anno, è stata una cosa bella che altri comuni dovrebbero prendere esempio. Collaboriamo tutti e così magari diciamo, diamo economia pure alla città.